Sono anni che le corteggiamo, anni che le facciamo sentire importanti. Le ricopriamo di regalucci, le portiamo a pranzo, a cena. Anni che ci confidano i loro desideri, i loro segreti. E poi cosa succede? Scopriamo che anche con gli altri fanno così. E ci dispiace, ci sentiamo presi in giro. Eh? Facciamo fatica ad accettare che non ci sono regine fedeli. Cosa vi succede? Ci siete rimasti male? Non lo sapevate? Cos'è? Siete diventati dei sentimentali? Tu, Fabio, ti fidi ciecamente dei tuoi contatti, vero? Ti gratifichi, sei generoso? Quanto vorranno bene al nostro Fabio e le sue regine? I regali vanno fatti con criterio. Sai a cosa mi riferisco? Regola dell'11, Giorgia. Un regalo deve fruttare l'azienda 11 volte quello che è costato. Quindi se sganci un computer portatile da 2.000 euro, deve fruttarne almeno... 22.000. E tu faresti un regalo del genere ad uno di primo pelo con un giro piccolo a cui stai consigliando, che so, un prodotto che costa 5 euro? No. Probabilmente no. Cosa gli regaleresti? Un telefonino. Lo inviterei a pranzo fuori. E allora cosa ti sta succedendo, Fabio? Eh? Ti sei affezionato troppo a qualche regina? Ti stai stancando, hai bisogno di riposo? Eh? No, non sono stanco. Le cose stanno migliorando. No, io infatti l'ho detto ai miei capi che le cose stanno migliorando, ma a me non danno più fiducia, perché non vai a dirglielo tu, vai a dirglielo tu. Vai!